Sairam a tutti. La storia che sentirete è una storia molto particolare. E le vie di Swami per chiamare a sé le persone, i devoti, sono uniche e a volte incredibili. Oggi vi presento Grazia. Le do subito la parola perché ci condurrà in uno stato di coscienza interiore, nell'energia dell'amore, del perdono e dell'accettazione. Sairam, benvenuta, grazia. Benvenuta e grazie per aver deciso di raccontare la tua storia, che sicuramente sarà utile a tantissime persone. Benvenuta. Grazie Cristina. Seram, buongiorno a tutti. Allora, io sono, mi posso presentare in due parole, sono un'insegnante elementare in pensione, che ho amato tantissimo questo lavoro, ho guidato anche da Baba dopo averlo conosciuto e incontrato. Ora entro direttamente subito nell'incontro tra me e Sai Baba e perché e quando è avvenuto. Sono passati tanti anni, esattamente alla fine del 1998. Dovete sapere che agosto del 1998 la mia vita si è fermata. Letteralmente, questa è la parola giusta. C'è stato uno tsunami nella mia vita, vuol dire la perdita del mio unico figlio, mio Mattia, che aveva 8 anni, è mancato a causa di un tumore. E questo significa veramente dentro il cuore, dentro l'anima di una persona, un cambiamento talmente incredibile. A volte portare a azzerare, annullare tutto. Questa è stata la mia esperienza subito dopo quando lui ha lasciato il corpo. Subito dopo, per me, c'è stato un periodo in cui io lo sentivo accanto a me e il dolore era molto schermato. Per cui c'è stato come se lui mi guidasse in un percorso. Infatti ho iniziato un lavoro di cranio sacrale perché ero chiaramente, quando mi sono accorta di avere un corpo, mi sono accorta che ero distrutta, corpo completamente devastato, cioè addirittura c'era chissà cosa, perché c'era una pupilla totalmente dilatata, quindi cose piuttosto pesanti magari da riuscire a superare. E in questo percorso di craniosacrale, a un certo punto, sia io che l'operatore abbiamo sentito la presenza del bambino. Io l'ho visto proprio attraverso l'occhio interiore, giocare un prato fiorito di margherite bianche, e dopo qualche tempo è arrivato un segnalibro, e su questo segnalibro c'era scritto l'asfodelo, il fiore bianco dei prati dell'immortalità. E quindi era stato un percorso guidato. Vi racconto solo una piccola e grande esperienza perché ha cambiato la mia vita e poi vado all'incontro con Baba. Durante una di queste sedute sono praticamente in uno stato di completa apertura, accettazione, di occhi chiusi. Quindi in uno stato di coscienza molto particolare, in quello stato di coscienza in cui io ero aperta.
Non, probabilmente credo che il fatto di iniziare con questo, quando Mattia se n'è andato, per me non aveva più importanza, nulla. È stato come se io fossi arrivato a un punto zero. E questo stato mi ha portato probabilmente ad accogliere senza, è come se la mente fosse stata fuori gioco. Quindi io ero disponibile ad accogliere la vita, ma non la vita. La vita in un senso molto più completo e molto più ampio. La mente fuori gioco mi ha portato oltrepassare dei limiti che normalmente nella vita quotidiana noi mettiamo, viviamo in uno stato di controllo, di separazione con tutto quello che c'è. E quindi questo vivere questa, insomma, la perdita mi ha portato a una visione della morte che è particolare, cioè non c'era, è come se queste colonne d'Ercole in qualche modo si fossero oltrepassate. Quindi entro in questo stato di accoglienza e vedo arrivare davanti a me Mattia, mia madre, è come se la loro vicinanza, la loro presenza mi avessero portato a vedere oltre. Quindi entro in uno spazio interiore e cosmico nello stesso tempo e sento un silenzio totale, completo, meraviglioso, che non è l'assenza di rumore che abbiamo qui. Era uno spazio totalmente vuoto, completamente vuoto, di una pace infinita. E in quello spazio colgo che questa pace era dovuta all'unione perfetta di tutti gli opposti. E questo era pazzesco, meraviglioso, ed era veramente uno spazio unito. E nello stesso momento percepisco che quel vuoto era dato da, era completamente pieno. Vuoto e pieno coesistevano insieme, come coesistevano tutti i conflitti, gli opposti. In quel momento la mente entra in gioco e giudica come possibile pieno e vuoto insieme, e l'esperienza naturalmente si ferma. Però è stato per me rivelatore, veramente è stata una rivelazione, un dono meraviglioso che ha cambiato la mia vita. Ricercando, ecco, perché da quell'esperienza il mio cammino è iniziato ricercando veramente il significato profondo dell'esistenza. E in questo adesso passiamo a un'esperienza altrettanto incredibile. Il mio continuato il lavoro di craniosacrale per alcuni mesi, fino ad arrivare a un'esperienza che racconto, perché poi è stata la porta che mi ha portato oltre. Io vivo in uno stato veramente, entro in uno stato di beatitudine dopo questa esperienza vissuta nel cranio sacrale. Vivo qualche settimana veramente in uno stato totalmente libero. E fino a che una giornata ero in cima a una collina, stavo benissimo con mio marito in questo momento beato. Vedo, arriva l'immagine attraverso gli occhi, l'occhio interiore, perché comunque si erano aperti i canali, cioè mi era successo tante cose, e vedo l'operatore che
e comprendo che lui aveva preso tutto il mio dolore. Per cui sento che così non è giusto e per cui nella seduta dopo accetto tutto il mio bagaglio. Lo riprendo riprendo il mio bagaglio, il bagaglio del piccolo io, il bagaglio delle paure, di tutto quello che era il mio passato, il bagaglio del dolore. E quindi siamo vicini a Natale, in quel periodo io scrivevo molto, esprimevo tutto, le mie emozioni attraverso le poesie, attraverso la scrittura. E arriva in casa a trovarmi un'amica, una persona molto, tra l'altro, combinazione anche la maestra di Mattia. Col dono, una persona col dono di essere molto sincera e diretta. E le racconto quello che sta avvenendo dentro di me, le faccio leggere alcune poesie, insomma, si crea uno stato molto, molto empatico tra me e lei. E mentre lei legge le poesie che avevo scritto, mi guarda negli occhi e improvvisamente mi dice queste parole come una lama proprio, taglienti ma necessarie, taglia il cordone ombelicale. Dirmi queste parole per me è come se si fosse rotto qualcosa dentro, cioè è stato pazzesco e quindi sono entrata dentro un dolore terribile. E ho cominciato a piangere come una vite spezzata, veramente, non ero più in grado di fermarmi. Cioè il dolore era terribile. E quindi io non mi importava più nulla, cioè la vita per me era finita lì. E una mia amica, che tra l'altro mamma di un mio alunno, quindi insomma la scuola sembra che ritorni nella mia vita, e preoccupata per questo stato, chiede alla sua maestra di yoga, Mareike, di telefonarmi per aiutarmi perché nessuno sapeva più come aiutarmi. Io infatti ricevetti la telefonata di questa signora che non conoscevo assolutamente, non conoscevo né lei né il suo maestro, cioè Satya Sai Baba. E quindi Stiamo parlando per gli ascoltatori di chi ci segue di Mareike Languasco, Noevers, con la quale ho condiviso un satsang, due satsang circa un mese fa, ed è proprio grazie a lei che tu sei arrivata qui oggi a raccontarci la tua esperienza. Ecco, volevo precisare questa cosa. Grazie, continua pure. Mareike, dopo aver parlato un poco della sua vissuto e avermi comunque fatto sentire profondamente accolta nel dolore che in quel momento stavo vivendo, mi dice: Baba ti vuole parlare. È difficilissimo descriverla questa esperienza, perché tocca delle corde talmente profonde, però dai, andiamo avanti con l'aiuto di Baba. Io non conoscevo assolutamente niente, per cui per me Baba ti vuole parlare significa una persona lì vicino e gli passa il microfono, cioè appunto. Non... E in quel momento sento nel microfono una voce maschile, fresca, dolce, che arriva direttamente nel mio cuore, cioè proprio. E le sue parole sono state: brava figlia mia, lascialo andare. Queste parole, questa voce sono arrivate proprio, ho sentito mentre sentivo quelle parole un calore che qui è arrivato proprio sul cuore, che si è propagato sul
sul cuore aprendolo. È stato incredibile. Ho sentito calore e luce che apriva completamente il mio cuore. In quel momento io ho riconosciuto quella voce. Non so dire attraverso quale canale, sì, l'anima ha riconosciuto chi era. Era talmente forte quello che stavo provando in quel momento. È come se io in un passo avessi attraversato sette dimensioni, non lo so, è pazzesco. Per cui ed è stato cominciato non più a piangere di dolore, ma il mio pianto è diventato un pianto di gioia. Mi sono sentita completamente trasformata, per cui e sono entrata in uno stato di gioia, di estasi. È stata un'esperienza di un'intensità talmente forte che è difficile da trasmettere l'intensità di quel momento. E posso assicurare che sentire l'esperienza, la voce di Baba in quel momento, nel stato emotivo che stavo vivendo, è stata l'esperienza più forte della mia vita e nulla potrà mai eguagliarla. In quel momento mi sono lasciata avvolgere, mi sono lasciata nutrire e consolare dal miglior medico esistente. Le sue parole sono state parole di accoglienza, di amore. Alcune cose le posso raccontare, perché sono importanti per comprendere l'origine di quella voce. Infatti le sue prime parole sono state: brava, figlia mia, lasciala andare. E subito dopo mi ha chiesto che cosa desideravo. Io gli ho Ecco, risposto. scusami, grazie. Questo tutto in quella telefonata che tu stavi facendo con Maraike, giusto? Sì, esattamente. Perché questo per me, queste parole, diciamo che cosa desideravo, secondo me sono un pochettino il biglietto da visita di Baba, perché poi io andando avanti, conoscendolo, ho potuto notare che nelle sue interview spesso chiede ai devoti che cosa desiderano. E io in quel momento ho risposto soltanto, solamente un po' di pace. E lui ha risposto: l'avrai. Queste parole sono state formulate con semplice certezza. Ero un po' stupita in quel momento da questa richiesta, però io ero in questo stato d'animo così particolare, ero veramente vuota, per cui non mi sono fatta domande. Ho accettato. Di un'accettazione senza condizioni, come veramente se ci fosse una parte di me proprio fuori gioco. Parlo anche della gioia di mio figlio, no? E della necessità di completare il suo percorso, dicendo che sarebbe nato dentro di me. E mi consigliò di non mettergli lo stesso nome, ma suggerì Shanti. Ecco, questo portò a cercare una nuova gravidanza, cosa che non avvenne. Però ora posso dire che la maternità c'è stata, sì, in una maniera diversa. Dopo parecchi anni abbiamo adottato una bambina cambogiana, il cui nome Chantria, diminuivo Chantri. E ho sentito il percorso della mia vita mi ha sempre di più portato a comprendere che quella nascita era una nascita interiore e Shanti era la pace a cui aspiravo. Ora, tornando a quell'esperienza incredibile, le sue ultime parole furono: basta piangere ora. E anche se le mie lacrime non erano più di dolore, ubbidì.
All'istante, quindi smisi di piangere, mi entrai in questo stato di gioia, sono andata a mettere l'Inno alla gioia di Beethoven, cioè mio marito era sconvolto. Infatti mi sono calmata proprio perché, per anche per non creare in lui una situazione di disagio. E sono stata per qualche ora in questo stato, fino a che non è subentrata la mente, che mi ha chiaramente fatto, ho cominciato a giudicare attraverso la mente quello che era successo. Per cui ho cominciato a dire: no, queste cose non possono succedere, io sono impazzita, il dolore mi ha portato a impazzire, per cui io mi sono immaginata tutto e sono entrata in una crisi di panico. Mi ricordo di sono sdraiata sul letto, raggomitolata su di me, tremavo da capo a piedi, e in quel momento squilla il telefono ed è Marek che mi dice: l'esperienza che hai vissuto è stata molto forte, troppo, per cui ti racconto chi è, ti parlo di lui e tu potrai capire che queste cose, grazie a lui, possono succedere. E questa è stata la mia esperienza, l'inizio, l'iniziazione, direi. Sì, diciamo, questo è stato l'inizio, la modalità in cui Baba è arrivato nella tua vita. Nella mia vita. Forte e intenso. Ed è stato, wow, un'iniziazione veramente meravigliosa. Come è stato l'inizio del cammino con lui? Intanto è stato un aiuto speciale per riuscire a vivere quei primi mesi di mancanza di mio figlio. E mi svegliavo la notte, sopraffatta dal dolore, andavo in bagno per non svegliare mio marito, piangevo e sentivo la sua presenza, cioè proprio era come se il grande consolatore fosse lì vicino. Solo attraverso quella presenza potuto vivere quel periodo, perché è stato veramente, veramente duro. E quindi, se qualche mamma mi può ascoltare in questo momento, io vorrei dirgli dal mio cuore profondo lavoro, presenza della fede, perché questo è stato veramente la forza che mi ha permesso di vivere, non di sopravvivere, perché si può sopravvivere forse, ma di vivere qualcosa di diverso dopo un'esperienza di questo tipo di dolore. E quindi camminare con Dio è questo quello che. Perché veramente la strada più profonda che ci può portare, per me è Baba. E io non. Il cammino con Dio è stato speciale. Ad esempio, un esempio avviene attraverso da un sogno che ho fatto in quel periodo. Ho sognato di camminare solo leggo perché mi è più facile. Camminavo in mezzo alla gente e ad un tratto ho visto davanti a me Sai Baba e l'ho chiamato in quel momento e l'ho chiamato Mamma Sai, perché veramente madre, profondamente madre. Lui si è voltato, mi ha sorriso e mi ha detto: non pensiamo, andiamo. Mi ha aspettato, abbiamo continuato a camminare insieme a braccetto. E questo è il significato di camminare con la forza della fede e di con Sai Baba accanto. Ed è che cosa
Che cosa significa? Significa abbandonarsi alla fiducia, con fiducia alla madre, Dio e madre. E se riusciamo a superare i nostri schemi mentali, riusciamo ad andare oltre le nostre paure, attraverso questa vicinanza è possibile davvero rinascere. Ed è possibile rinascere in quella pace e in quell'unione che era stato anche il messaggio che mi era arrivato da Mattia. Quindi è un percorso meraviglioso. Certo, ci sono i momenti difficili, ci sono le paure da superare, ci sono gli schemi e arrivano queste cose perché vanno comunque accolte, vanno perdonate. È soltanto la profonda accoglienza, la profonda accettazione di tutto quello che c'è dentro di noi che ci può portare alla rinascita, alla vera nascita nella luce. Ecco, tu mi avevi raccontato anche che Baba, l'insegnamento di Baba lo hai portato nelle scuole. In Certo. che modo sei riuscita a fare questa grandiosa opera, si può dire? Perché non è semplice introdurre l'insegnamento dei valori umani nelle scuole. Non ho E mai tu hai avuto fatto. questa grande forza, questa grande ispirazione. Di Guarda, trasmettere l'insegnamento di Swami ai bambini. è stato semplice. Ma è banale, cioè sì, è stato semplice perché probabilmente ero guidata, profondamente guidata da lui. Non ho mai parlato direttamente di Sai Baba perché sentivo che non aveva senso creare delle separazioni. E quindi l'importante era far passare l'importanza dei valori. E quello l'abbiamo fatto attraverso tante strade con i bambini, attraverso la meditazione. Iniziavamo la giornata con la meditazione e la finivamo. E quindi mi ricordo uno degli insegnamenti di Baba è proprio questo: inizierai la giornata con amore e con amore la terminerai. E questo è esattamente quello che facevamo. I bambini rispondevano immediatamente alla meditazione, meditazione sulla luce attraverso l'ascolto del respiro, la gestione dei conflitti che avvenivano in classe, attraverso l'accoglienza dell'altro, attraverso il guardarci negli occhi e sentire che in quello sguardo c'è tutto, l'altro è un'altra parte di te, non è diverso da te. E quando accogli l'altro, accogli te stesso. Attraverso il donare ai bambini la consapevolezza che non siamo solo un corpo, ma c'è veramente il cuore, e tanto del nostro lavoro passava attraverso l'intelligenza del cuore. Ed era veramente l'ascolto di questo sentire quello che avveniva, ed avveniva in ogni momento quotidiano con i bambini. Quindi l'ascolto della pace durante la meditazione, la pace attraverso il canto, la pace nella musica. Abbiamo usato tanto l'arte per veicolare tutti questi valori. Il teatro è stato in particolare, diciamo, la forma d'arte prescelta, perché era una forma d'arte che io amavo molto. Quindi attraverso le storie, la lettura è stata di nuovo una forma importantissima attraverso le brevi storie che i bambini potevano accogliere lo spessore dei valori umani. E specie poi durante gli ultimi anni in quinta,
abbiamo lavorato con i nonni nella casa di riposo. Quindi sentivo importante anche unire le generazioni, perché nella nostra società sono separate, ma nella vita no. E nonni e bambini sono dimensioni vicine. Dimensioni vicine che possono dialogare insieme, e nei tempi antichi questo avveniva in modo molto naturale. No, adesso, quindi, grazie all'aiuto di un'animatrice della casa di riposo, abbiamo potuto fare questo progetto meraviglioso. Sono state veramente esperienze meravigliose. E questo posso ancora raccontarvi che sempre nel primo periodo, subito dopo la conoscenza con Suami, io l'ho sentito proprio durante il sonno, nei sogni, e tra il sonno e la veglia arrivavano gli insegnamenti. Sono arrivate delle frasi che erano semplici, dirette, come penso che sia il suo modo di insegnare. Una delle prime è stata, ed è il suo insegnamento di base importantissimo: vedi, sai, in tutti quelli che incontri e in te stessa. Ed è quello che ho cercato di trasmettere e ho cercato per quello che è possibile di fare, facile vederlo nei bambini. Era la cosa più bella, perché Certo, perché loro loro sanno. mostrano l'innocenza, la purezza, Infatti. non sono ancora condizionati dall'ego, dalla società e quant'altro, quindi. Vedere negli occhi dei bambini il divino veramente è stato meraviglioso. Quindi ringrazio profondamente questa opportunità. Un po' più difficile vederlo in chi nel nemico o chi si atteggia tale, ma questa è la sfida. La sfida, perché in quel momento, se riesci veramente a perdonare, a vedere chi ti sta facendo, tra virgolette, del male, ma in quel male ne vedi un dono e lo perdoni. Questa è la grande sfida, perché effettivamente ti sta mettendo davanti qualcosa di te, ti sta aiutando a liberarti. Però ci è voluto degli anni, 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 anni L'allenamento. di allenamento e tanto, tanto e di lavoro e di lavoro interiore per poter veramente arrivarci. E poi un altro insegnamento di Baba è stato, vediamo se me li ricordo, tre importanti, me ne ricordo. È stato, trasmetti conoscenza e amore. E questo è stato, cercato di farlo attraverso l'insegnamento, attraverso la scuola. Trasmetti conoscenza e amore, anche se era molto chiaro quale conoscenza potevo trasmettere. E forse non so se ci arriverò a trasmettere veramente la conoscenza. È tanto questo. E se no, i lavori sono sempre in corso, perché trasmettere conoscenza nel senso più profondo, forse nel senso più semplice, può darsi. Forse la profondità e la semplicità vanno insieme. E forse questo è avvenuto grazie a Baba con i bambini. E l'ultimo, di nuovo, insegnamento, che è: tu sei in questo mondo, ma non sei di questo mondo. Ed è uno degli altri importantissimi insegnamenti di Baba, che è il distacco. Il Agire, distacco, il il distacco. distacco.
il distacco sia dai frutti delle nostre azioni, sia il distacco proprio dall'azione in sé, perché è comunque l'equanimità, direi che si può tradurre in unica parola, che vuol dire, è un po' quello che dicevamo prima, riuscire a vedere il raggio di luce in tutte le situazioni e agire sia nel bene, sia nella gioia che nel dolore in modo distaccato, in modo equanime, perché ogni situazione della vita c'è veramente il dono. In ogni situazione della vita c'è l'insegnamento ed è ogni situazione è un momento di crescita. E questo è, credo che sia l'insegnamento più tosto e più alto, Certo. di riuscire veramente a farne esperienza, perché sento che solo attraverso l'esperienza si può veramente comprendere e si può conoscere. Altrimenti rimane dobbiamo arrivare a conoscere attraverso tutto, perché siamo qui in questa materia, attraverso la materia va spiritualizzata, cioè va comunque anche, non so se riesco a spiegarmi, è attraverso questo la nostra conoscenza. Sì, diciamo santificare le Non azioni, ecco, non separare la materia non va evitata, ma va va evitato. santificata, purificata. E tu hai detto, hai citato il distacco e il compagno del distacco è anche il non attaccamento, no? Imparare a lasciare andare anche le situazioni più spiacevoli, no? Ok, mi è successa questa cosa oggi. Ho preso la lezione, adesso la lascio andare, no? Non trattengo più tutto quello che è l'emotività che sta dietro ad ogni situazione che viviamo o ciò che ogni persona ci può trasmettere, no? E lasciare andare tutte queste impressioni e vivere momento per momento. Anche questo è sicuramente un'altra lezione, insegnamento che dobbiamo praticare. Sicuramente in questo è stato veramente il perdono un insegnamento meraviglioso, perché riuscire veramente a perdonare, a donare, significa appunto perdono, lasciare andare, liberarsi, ma qualcosa di più, perché alla fine il perdono ti può portare davvero ad unire, quindi a entrare in quello spazio unitario, che è quello che siamo veramente, dove è la nostra meta, quello spazio unitario che ci permette di dire un sì profondo, perché sento che uno dei passaggi per raggiungere Swami sia proprio il sì. Un sì profondo, perché il sì? Perché attraverso il sì è quell'energia di accettazione che ha una valenza trasformativa pazzesca. Vi racconto un episodio, perché poi nel mio cammino ho fatto di tutto, compresa 7 anni di analisi, perché per riuscire a entrare veramente nel profondo di tutte le ferite, perché non mi sono fatta mancare niente nella mia vita. Ecco. Ferita Un da po' ricordare. come tutti noi, un po' come tutti. Direi di sì, quindi vedo che non so per quale motivo, ma le persone che entrano in un cammino spirituale hanno un passato bello, bello spesso. Comunque, tornando in una di queste sedute, io ho vissuto un'esperienza di nuovo pazzesca. Io
non sento odori e gusti. E io sentivo che questo non sentire faceva parte di ancora una separazione in me. E quindi ho intrapreso questo cammino per riuscire ad accettare tutto il passato. Allora, torno da una di queste sedute e mi vedo. Stavo molto bene, ero in uno stato buono, entro in casa, passo tutte le varie porte della casa, entro, apro la porta di casa e vedo mia figlia e mio marito in quel momento venirmi incontro, ma non era, loro erano seduti, ma io li ho visti. E in questa visione, io subito mi sono fermata, poi ho fatto un passo. E quel passo che ho fatto, ho sentito che in quel passo c'era un sì, qualcosa di profondissimo. C'è stato qualcosa che ha veramente squarciato qualcosa, ci crediate o no. Nel giro di mezz'ora, da non sentire nulla a sentire tutti gli odori della casa, di tutto, cioè in una maniera pazzesca, mi sento il naso di un bracco, veramente assurdo. Eppure io ho sentito tutto. Questo è di nuovo un'esperienza incredibile, che però tocca veramente il mondo oltre, perché è un qualcosa, entri nell'oltre. Tu sei stata a Prashanti? Sì, sono stata Vuoi in raccontarci, questa esperienza? Quindi hai visto Barbara, hai conosciuto, hai visto fisicamente? visto fisicamente, anche lì è stato di nuovo qualcosa di, insomma, va bene. Entriamo nel racconto del viaggio in India. Parto in India con io sentivo la voce interiore, mi diceva, mi invitava ad andare, ma io non conosco una parola di inglese e quindi a Baba dicevo, ma come faccio? Non so niente di inglese. Insomma, per un certo punto la sorella della mia amica, bravissima in inglese, mi dice che vuole venire in India con me. E quindi, perfetto, a quel punto non potevo accampare scuse. E dovevo andare. Prendiamo il biglietto e partiamo il giorno della nascita di Mattia. Il Cioè il 26 giorno del compleanno. del compleanno. Il 26 giugno del 99. Quindi un E, anno dopo dalla un dipartita anno del dopo, tuo, esatto, più o un meno un anno anno dopo. dopo la perdita di Mattia. È stato quando sono arrivata vabbè, il viaggio, quindi sapete com'è, chi è stato in India, quando sono arrivata all'aeroporto volevo scappare dal caldo. Però, a tutta parte, è È tutto un uno altro. shock psicologico quando si arriva in India la prima volta. Veramente. L'inizio è stato duro, eh? L'inizio è stato tosto. Non riuscivo proprio a guardarlo, facevo fatica, avevo paura. Sentivo, e poi è tutto, lui è il nostro specchio, chiaramente, quindi. Non riuscivo a guardarlo, non lo riconoscevo e questo mi ha creato un dolore pazzesco sentire questo e provavo un'angoscia. Scusa, in che senso non lo riconoscevi? Non lo riconoscevo. Aspetta, mi sembrava di non riconoscerlo, quindi non riconoscevo qualcosa di me, avevo paura. Perché è successo questo? Adesso racconto. Durante la notte mi sveglio dopo un sogno molto doloroso
Allora chiedo aiuto. La voce interiore mi guida a guardare dentro di me e entro letteralmente sul bordo di un pozzo molto profondo, l'inconscio. Quindi stiamo entrando in un viaggio molto particolare. Sento arrivare da questo viaggio, sì, scusate il lapsus, da questo pozzo, un bisogno di amore, ma così totale, profondo e disarmante proprio, che mi lascia senza fiato. E succede proprio quello, rimango senza aria. Quando mi rendo conto di questo bisogno, mi sono rivolta a Dio e la voce interiore mi invita a chiedere amore. Quando io questa richiesta d'amore arriva dal profondo, arriva alla gola, qui si blocca. Pazzesco. Ed era veramente la voce della bambina che chiede amore, ma amore non lo riceve. Quindi è stata questa richiesta che mi ha fatto vedere. Si blocca in gola con uno spasmo, mi toglie completamente l'aria e se fosse arrivato, durato, proprio sono rimasta soffocata e vedo, ho sempre sofferto d'asma e lì vedo chiaramente l'origine dell'asma in questa richiesta d'amore, mai arrivata, mai riuscita a essere espressa. Quindi capisco molto bene dove era l'origine dei miei problemi di respirazione. Qui ho scritto: vorrei soffermarmi sul significato del riconoscimento. È stato proprio non riconoscere Sei Baba il primo sentimento che ho provato. Lui ha sempre detto che il nostro specchio, ciò che proviamo verso di lui in realtà, è la proiezione dei sentimenti verso noi stessi. Il primo riconoscimento che l'essere umano ha bisogno è proprio quello di essere accolto come persona e avere il diritto di esistere. Per quanto mi riguarda, invece, il messaggio che mi arrivava da mia madre era rifiuto. Già da subito, ancora prima della nascita. Quindi mi ha portato subito Baba a lavorare su quelle che erano le origini. E abbiamo cominciato subito i lavori. È chiaro che con lui vicino tutto è diventato più semplice. Quindi stavo molto male. Il giorno dopo ero in buone mani. La vicinanza fisica del maestro era un balsamo anche per questo dolore, dolore dell'infanzia. Quindi mi addormento confusa e sentendomi proprio come una bambina che incomincia a camminare, ha bisogno di incoraggiamento, chiesi conforto a Baba. Qui ho scritto perché è tutto più semplice. Il mattino dopo, sul pensiero del giorno, c'era la risposta. Ecco le parole del messaggio. Quando un bambino sta imparando a camminare, l'amore non gli porrà ostacoli sul suo cammino. D'altro canto lo incoraggerà, dando il benvenuto a ogni passo avanti e controllando ogni caduta. Capisco ora che lui stava ricostruendo nel mio cuore la fiducia. Era per me la mamma amorevole che non avevo avuto. Dopo questo battesimo di fuoco stavo molto meglio e mi lasciavo amare, lasciavo che la sua luce mi raggiungesse e succedeva puntualmente ogni darshan. La luce rilassante, curativa, purificatrice, rigenerante, come la meditazione che Baba insegna, che è un vero bagno di luce. Dopo qualche giorno ero pronta per ricevere il dono di una giornata speciale, che cominciò con queste parole, pronunciate con mio grande stupore dalla voce interiore al risveglio. Oggi festeggiamo il compleanno. Almeno queste sono le parole che hanno superato la censura della mente e che sono rimaste nella coscienza. Nella frase c'era anche un riferimento al passato, una parola
in sanscrito di cui non conoscevo il significato, che ho dimenticato. Al Darsha quella mattina ero emozionatissima. Avrei dato tutto per avvicinarmi il più possibile e capitammo in una posizione abbastanza favorevole. Ad un certo punto chiusi gli occhi e mi sentii attraversare da una luce radiante e meravigliosa, da un grande calore che si diffuse dappertutto. Provai una gioia indescrivibile. Durante il pranzo incontrammo una ragazza che ci raccontò dell'esistenza nel paese di una scuola di volontari organizzata da un'italiana di nome Silvia. Con la sua guida andammo a visitarla nel pomeriggio e mi resi conto che l'amore e la fede compiono davvero miracoli. Era un ambiente sereno, pieno di pace, semplice e accogliente, in contrasto con l'atmosfera del paese, dove c'era tanta miseria ma anche tanto opportunismo. I bambini venivano mandati a chiedere elemosina ad adulti senza scrupoli, che approfittavano dell'ingenuità e della generosità dei devoti. Anche noi ci siamo cascate, comunque. Questo è l'aspetto, diciamo, contrapposto che si sperimenta là. E su questo Baba comunque poi ci ha anche aiutato a capire come gestire un po' queste situazioni, no? Infatti. Ci diceva di non dare troppi soldi, ma piuttosto di accompagnare le persone, i bambini nell'ashram e dar da mangiare loro, ecco, perché c'era un po' questa situazione. Questo aspetto un po' umano dell'India. Entriamo in questa scuola, facciamo quindi la visita alla scuola, un ambiente meraviglioso. E quando entrai nella classe seconda, la classe di Mattia, c'era la lezione di inglese e proprio in quel momento alla lavagna, a lettere cubitali, c'era scritto Mattias. Abbiamo, oggi festeggiamo Stupendo. il compleanno. Sentii i brividi correre per tutto il corpo, fino alle caviglie. Provai un'emozione viscerale profonda, come se lui fosse lì in quel momento. Io credo che Baba mi invitasse a vedere io ogni bambina mio figlio. Quindi credo che questo sia anche il significato di questo dono. Il messaggio poi di quella mattina era ancora un amore. Dopo avermi rassicurato che lui è presente per controllare ogni caduta, continuava così. Un amore fermo che non cambia, non diminuisce, può essere l'amore verso il Signore di tutti i mondi. Un amore mutevole, l'amore verso il mondo che cambia. Forse, qui ho scritto cose piuttosto forti, forse sta proprio qui il senso del dono di Mattia. Imparare la vita attraverso la morte, imparare che l'amore significa senza morte, conoscere che noi siamo quello, veniamo da quello spazio dove non si è mai nati né mai si morirà. E si può veramente conoscere soltanto attraverso l'esperienza. Dio può essere solo vissuto. Se vi racconto un'altra esperienza durante il viaggio in India, al soggiorno da Baba. La mattina, finito il darshan, sentii fortissimo il bisogno di ritornare in camera, quasi come su una forza totalizzante. Cioè, quando sentivo la presenza di Baba, era una forza totalizzante, cioè pazzesco, non potevo che obbedire. Non riesco a trovare un aggettivo migliore, infatti. Mi spingesse verso quella direzione. La mia amica non venne, così mi avviai da sola in camera. Guidata dalla voce interiore, mi sdraiai sul letto, un po' spaventata da quello che stava succedendo, ma venivo sollecitata a mantenere la mente quieta e a non pensare. Ad un certo punto avvertì chiaramente la presenza di Sai Baba nella stanza. Mi si rizzarono i peli dall'emozione, ma ero come paralizzata. Potevo solo aspettare e sentire attraverso la percezione interiore. Si avvicinò e mi resi conto che stava lavorando su di me, operando a livello energetico, prima sul cuore, poi sulla sommità del capo, dove sentii chiaramente il suono di una bottiglia che veniva stappata. E infine sulla zona sacrale, che rimase tale quale, probabilmente bloccata. Il lavoro sui chakra della radice mi porterà a un lungo percorso di analisi.
cercando le cause della paura di vivere, accompagnati in questo viaggio da alcune guide, dottori dell'anima. I giorni successivi mi sentivo come guidata dall'alto, come se ci fosse un filo che mi collegava a una forza maestosa, e finì per caso una scuola, una delle famose scuole fondate da Baba. Una mattina allora sentivo dalla voce interiore la forza, mi spingeva a comprare un sari. Io dicevo: no, ma perché? Ma no, no. E la cosa è andata fortissima finché mi sono arresa, ho comprato un sari. E sentivo che lui avrebbe voluto un sari con l'immagine del flauto di Krishna, ma lì non ce l'ho fatta, non mi sentivo degna. Per cui mi sono presa un sari rosa, ok, non di seta, più modesto. E niente, quindi quando ho indossato questo sari, la mattina in cui l'ho indossato mi sentivo una bella principessa, chiaramente. Sono andata al Darshan e ad un certo punto mi giro e vedo un rospetto. Ok, che bello! E continuiamo a camminare, ma il rospetto ci seguiva, saltellava dietro di noi. E ci ha accompagnato fino vicino al tempio, quindi è stato pazzesco. Ancora oggi mi chiedo il significato. Mi sono chiesta forse che potrebbe essere, no? Bacia rospo, se vuoi essere una principessa. Cioè, veramente, la metafora, no? Che del baciare rospo che diventa un principe può essere veramente la metafora di baciare la parte più di te, no? Quindi quella Che che non più accetti, che Dio, che non accetti, se vuoi non accetti. Certo, trasformarti. Io l'ho visto. accogliere tutte le nostre parti significa poi trasformarle. Trasformarle perché ci vuole quel sì, quell'accettazione profonda, quel perdono di noi stessi, di ogni parte, di tutto il passato, prima di arrivare veramente alla trasformazione, alla trasfigurazione. Parola grossa, eh? Vabbè. Al mattino mi sveglio con questa frase: oggi giochiamo a nascondino. Vado al Darshan e vedo, ad un certo punto vedo Baba che si alza dalla sua sedia e e gira, si nasconde dietro. Incredibile, Cosa incredibile. fortissima e mi sono chiesta anche lì il significato, cioè a un certo punto poi mi è arrivata dopo tanto di una frase: Dio gioca nascondino con l'uomo. E ti lo so se ti ricordi, ed era una fiaba, tra virgolette, per bambini, ed era quella frase: Dio chiede agli angeli: ma dove posso nascondermi? E gli angeli, perché giocare con gli uomini. E gli angeli dicono: guarda, sai dove puoi nasconderti? Lì gli uomini non ti troveranno, nasconditi nel loro cuore. E quindi È credo vero, è vero. che sia questo, no? Il messaggio. Sono un po' i suoi Lila, no? Lui giocava con noi, Lui giocava. gioca con noi, cioè è bellissimo. È pazzesco, la leggerezza, infatti, proprio nello spirito del gioco, pochi anni dopo mi ha portato a frequentare un corso di Claudia Corsia, sono diventata Clau con i bambini e sono andata proprio nell'ospedale dove Mattia è mancato a portare il sorriso ai bambini. Questo è stato un Quindi, passo veramente
importante, della tua guarigione, si può dire anche, no? Sono Perché entrata. sei tornata completamente trasformata. E qui sei più dal cerchio. Guarda, io ti ringrazio di cuore per questa tua condivisione, veramente dal cuore, ma sappiamo che è Baba che gestisce anche questi momenti, no? Come gestisce un po' tutta la nostra vita, il divino per noi nella forma di Satya Sai Baba, ci guida attraverso tutte le nostre esperienze di gioia e di dolore per arrivare poi a raggiungere quella consapevolezza che ci manca, no? Consapevolezza dell'amore. Sì, la completezza dell'amore, ragazzi, però è meraviglioso, siamo molto, molto, molto fortunati. E posso davvero ancora se qualche mamma mi ascolta, veramente dal cuore, affidarsi a Dio. È la via più vera, ecco. È l'unica via, non c'è scelta per uscire, non c'è altra via per uscire dalla sofferenza. Infatti, Non c'è altra via. Sai, è la via maestra. Bene. Ram. Stai Ram. Grazie. Grazie Cristina di questa opportunità meravigliosa. Grazie a te. दया करो साई नारायणा, दया करो साई नारायणा, सागर करुणा सागर नारायण पंकज नयना पन्नग शांति वासा परति पुरी साई नारायण करो
साई नारायण करो साई नारायण करुणा सागर नारायण पंकज नयना पन्नग शयना करो साई नारायणा